più forte, urliamo tutti insieme. Ciao del pubblico, stasera in piazza, vai! Grazie veramente, complimenti, state ancora lì con noi. Marina, allora torna qui con me. Sì. Perché noi qui, insomma, la musica vige sovrana, regna sovrana, volevo dire, in occasione di stasera in piazza, ancora una volta si parla dei bambini. Tra l'altro, io adesso qui ti frego, cara Marina, perché lo so, però io vorrei intanto... Avrei giurato. Lo so. Allora, intanto io ti ringrazio per il prestito che ci sta dando una mano. Fabrizio. Fabrizio. Facciamo un applauso al Fabrizio. Che quello lo vedete. Mettendo la musica. Vieni qua. Tu. Vieni, Fabri, vieni. Vieni qua, vieni, e ti facciamo vedere che lui è un cantante bravissimo da quando era piccolino e ci sta dando una mano per le basi. E sei bravissimo. Eccolo qua, Fabrizio. Eccolo qua, prestato da Marina Mora. Posso, vai, approfittare visto che c'è Fabrizio? Certo, l'ho chiamato appositamente. Fabrizio e Laura, che deve essere da qualche parte, sono coloro che mi aiutano a preparare i bimbi, quindi non fanno solo da disc jockey, ma anche da vice maestri. Bene, ma grazie Fabrizio, torna. Allora Marina, sì, intanto adesso ci sono ancora i bambini che cantano, però io, siccome ti frego sempre, tu lo sai, ma anche tu mi freghi ogni tanto, certo. Eh beh, è giusto che sia così. Parla in centro, ma siccome noi abbiamo tante date, abbiamo altre 9 date. Allora, intanto la prossima data è a Latte Dolce. Quindi il 20, martedì 20. Ci sono. No, no, aspetta, no, la promessa è un'altra. Il 20, attenzione, martedì 20 luglio, l'appuntamento è Latte Dolce in Piazzale Kennedy. Vi do già un'anticipazione. Tra gli ospiti ci saranno i 3. No, facciamoci sordi sentire. I 3 sardi. Sardi, oh, vedi. Quindi 3 sardi il 20. Poi ancora il 20. No, non posso dire tutto quanto, ma quando mai? No, no, non posso poi svelare quelli che sono gli ospiti del 20. Però 20 luglio ve lo ricordo ancora. Anche con i 3 sardi, naturalmente in Piazza dei Kennedy. Io ti frego perché ti voglio invitare magari in una delle ultime puntate ancora. Chissà, magari quella del 9 agosto, non diciamo dove ancora. Possiamo, diciamo, farne un altro, cercheremo di essere, magari lasciamo anche più spazio ai bambini per conoscermi meglio i nostri impegni estivi. Bene, allora c'è una canzone che vogliamo fare, sì, una dedica, credo. Io vorrei fare, visto che tu me l'hai concesso, una dedica ad una persona speciale che è mio cuginetto Francesco, anzi se riusciamo a farlo passare lo vorrei un attimo qua. Francesco, dove c'è, sei? Francesco, lui viene da Oxford. Ah. Ed è figlio di mio cugino, aspetta, che è qui in vacanza. Aspetta che faccio, perché magari potrei... Ecco, vai a prenderlo, guarda, è lì, Francesco? Lì, te lo fanno. Francesco, dov'è Francesco? Io parlo pure inglese, oui. Io vorrei dedicare questa canzone a lui. Eccolo lì. Excusez-moi, no, sto parlando in francese. Tu parli francese? No, lui parla inglese. Abre spagnolo? Speak una bocca inglese? Perfetto, non ci ha capito nulla, vieni qua. Oh, ecco dai. Qua, lui è qui in vacanza. E stasera è venuto qui a sentire i nostri bimbi. Poverino, io sono felicissima di averlo qui a fianco. Marina pensa, ma questo è proprio scemo, ma cosa sta dicendo? No. Allora. Qualcosa capisce. Bene, io vorrei dedicare a Francesco questa canzone, che è la canzone dei Gabbiani. E oltre che dedicarla a Francesco, voglio dedicarla a tutti i bambini del mondo, perché siano in un mondo di pace e di libertà. Ciao. Grazie. Francesco, puoi tornare là? Ciao Francesco, vieni con me. Eccoci qua. Ciao Franci. Grazie Marina, sei grande, vai con la canzone. Yeah.
grazie. Scusa Marina. Dimmi. Allora,